La storia di Nocera, le popolazioni che l'hanno abitata, i collegamenti con Roma Caput Mundi, insomma le origini della città capofila dell'agro scoperte attraverso la nuova pubblicazione della nota archeologa Marisa De Spagnolis, già responsabile dal 1987 al 1997 degli uffici scavi di Sarno e Nocera e artefice di scoperte archeologiche importantissime per il territorio. Il libro La Dea delle Sorgenti di Foce Sarno, la scoperta di una divinità delle sorgenti di Foce Sarno, ci segnala sul nostro territorio la presenza di un'antica e fiorente civiltà, sviluppatasi in forza di scambi commerciali con tutto il mondo, allora conosciuto e attraverso l'uso, quale via privilegiata di comunicazione, del fiume Sarno. Attraverso un passo di Plinio, Marisa De Spagnolis ha trovato il collegamento tra Tito Lucrezio Catulo e la gens Lucazia, che abitava Nocera e che risulta legata con un grado di parentela alla famiglia più importante della Roma antica. E ho riflettuto su un passo di Plinio che parla di una lotta che i romani avrebbero vinto contro i cimbri. In seguito questa vittoria è stata preannunciata da un evento avvenuto a Nocera. C'era un passo di Plinio che dice che un olmo che era stato tagliato improvvisamente fiorisce vicino all'ara, ad un'ara, e dopodiché le truppe romane vincono. Questo passo sta lì da 2000 anni e io ho riflettuto: ma la guerra contro i cimbri, ma che c'entra Nocera con la guerra contro i cimbri? Ho semplicemente fatto una riflessione e mi sono andata a vedere che cosa era successo in questa guerra contro i cimbri, guerra che queste popolazioni germaniche che erano entrate in Italia, ed erano 13 anni che i romani combattevano contro i cimbri. I consoli del 102 erano Lutazio Catulo e Mario, il famoso Mario. Nel 101 sbaragliano i cimbri, vincono i cimbri e viene decretato il trionfo. Nel 101 Quinto Lutazio Catulo vince contro i cimbri, la gens Lutazia. E noi abbiamo a Nocera la gens Lutazia. Ah, sì. Il collegamento tra Nocera e i cimbri era giustificato dal fatto che i Lutazzi di Nocera erano parenti di Quinto Lutazio Cato, l'uomo più potente di Roma.